fermarla ormai. Quest'Italia che cambia siamo noi. Sono coinvolto in questo processo formativo che nasce all'interno di Pantarei. È nato l'anno scorso con l'organizzazione di un campus e da questa esperienza abbiamo costruito quest'anno nuove iniziative. La prima è stata organizzata sulla base della costituzione di un'associazione, Explore, che organizza questi eventi e si propone di fare attività formativa e informativa sulle tematiche legate alla promozione della salute e alla difesa e valorizzazione dell'ambiente attraverso corsi residenziali, attraverso altre attività anche itineranti, con una attenzione particolare a quelle che sono le esperienze, quindi alle cose concrete. L'incontro di questi tre giorni è stato mirato a ripensare i territori che sono stati devastati dal terremoto recentemente. Come si possono ricostruire le abitazioni perché siano sicure, quindi con criteri di antisismicità, che abbiano un rapporto con i materiali locali. Ma insieme a questo è importante anche il ricostruire le abitazioni tenendo conto della qualità dell'abitare, quindi non solo della struttura ma della salubrità dell'ambiente e guardando a una ricostruzione del tessuto connettivo delle comunità, una riprogettazione di abitazioni, di edifici pubblici, che parte dal coinvolgimento attivo di chi ne deve usufruire. In questa occasione abbiamo coinvolto, invitandoli a titolo gratuito, sei giovani residenti nelle aree colpite dal terremoto per confrontarci. È stato un corso estremamente interessante e formativo, è stata anche una piacevole sorpresa l'iniziativa di avere dei posti gratuiti, perché comunque è fondamentale ripartire dal territorio in cui succedono determinate cose. In questo campus, insieme ai ragazzi, c'è stata la possibilità di fare il cassero, di fare i mattoni, di fare gli intonaci, alternando delle lezioni teoriche. Che sono anche dei giovani competenti in materia, motivati, noi crediamo in loro e speriamo che diano veramente la spinta a una ricostruzione innovativa. La cosa che abbiamo partorito in questi 3-4 giorni di full immersion sul tema della ricostruzione e del perché no rifar sognare, vivere e crescere gli Appennini, questa meraviglia italiana, questo manifesto che abbiamo prodotto è una casa antisismica ed ecocompatibile per la gioia di viverla.